Che nervoso, è finita adesso la partita. Cagliari-Samp 4-3. Incredibile, incredibile. Vanno fatti complimenti al Cagliari perché non ha mai smesso di crederci e dimostra comunque di meritare la posizione che ha attualmente in classifica. Quindi diciamo che non è la partita adatta per fare punti questa, lo si sapeva che era difficile. Però per come è andata la gara, cioè a un certo punto eravamo in vantaggio sul 3-1, quando loro praticamente dal 2-0 nostro avevano fatto il 2-1, subito dopo è scattato il 3-1. E poi ha cominciato. I cambi di Marand sicuramente hanno funzionato e qualcosa nella Samp sicuramente non ha più funzionato. Quindi siamo stati capaci di fare una grandissima partita contro un ottimo Cagliari, ma anche facendo una grandissima partita non è bastato, purtroppo non è bastato a portare via punti e quindi niente. Rimane la bella prestazione, ma in classifica in questo momento prendiamo 0 punti. Allora, il primo tempo si chiude 1-0 con il rigore di Quagliarella. E devo dire, il primo tempo il Cagliari ha spinto un po' di più della Samp, ma a livello di conclusioni non aveva fatto granché. Si era resa molto pericolosa la Samp, prima con una grandissima rovesciata di Quagliarella e poi c'è stato il rigore che ha portato in vantaggio la Samp. E poi subito dopo c'è stato un grandissimo, grandissimo tiro di Ramirez finito poco alto. Quindi questo è stato il primo tempo. Samp che è cresciuta molto, diciamo, nel finale del secondo tempo. E poi nel finale del primo tempo. Poi il secondo tempo facciamo questo 2-0 con il gol di Ramirez. E poi il Cagliari che trova questo 2-1 con un grandissimo gol di Nainggolan. Però poi Quagliarella subito, praticamente pochissimi minuti dopo, forse sarà passato 1 o 2 minuti, ristabilisce le distanze, quindi Samp in vantaggio per 3-1. Ecco, da quel momento lì in poi il Cagliari ha cominciato a pressare di più. La Samp ha giocato e ha avuto comunque lo stesso occasioni, ma il Cagliari è stato molto bravo, devo dire, è stato molto bravo Nainggolan a fare da leader. Sicuramente non è funzionato. Adesso sull'ultimo gol di Cherry poteva farci ben poco Audero. Però secondo me onestamente non lo so, Audero sempre in ritardo sui tiri che vengono fatti in porta. Se devo segnalare qualcuno, io sta partita segnalo Audero come peggiore in campo perché è sempre in ritardo sui tiri degli avversari. In questa partita è stato così e quindi forse anche non solo in questa partita. Onestamente Audero non bene, diciamo non bene. Il resto, la difesa fino al 3-1 aveva giocato bene. Poi dopo queste ripartenze di Pellegrini, sicuramente con Torsby e questi cross continui comunque anche di Pellegrini ci hanno messo in crisi. E proprio da lì praticamente arriva poi il gol di Cherry di testa, dove vabbè, Audero era incolpevole in quel gol, non poteva arrivarci. Però ripeto, negli altri, onestamente, finché c'è stata la Samp davanti con Quagliarella, Gabbiadini e Ramirez, è stata una buona e a tratti anche ottima Samp. Come sono arrivati i cambi, onestamente, lì davanti, più nessuno riusciva a tenere palla se non Quagliarella, ma Quagliarella. Eravamo verso il finale di partita, quindi era stanchissimo. Gabbiadini e Ramirez non ci sono più, sono entrati Rigoni e Caprara al suo posto che tener palla proprio non ci riescono. E quindi
e quindi niente, il Cagliari ha potuto fendere di più e maggiormente, e alla fine ha vinto. Devo dire che è stata una bellissima partita. Per quello che si è visto, la Samp secondo me non meritava di perdere. Il pareggio forse sarebbe stato più giusto, però diciamo che il Cagliari non ha rubato niente, comunque ha fatto una grandissima partita. Ma ha fatto una grandissima partita anche la Samp. È stata, ripeto, una bellissima partita. Certo è che ti lascia l'amaro in bocca, perché quando vinci 3-1 pensi di portarti a casa 3 punti, poi quando eravamo sul 3 pari ho detto speriamo almeno di portarci un punto, e poi invece sul recupero è arrivato questo maledetto gol che ci condanna per questa partita a 0 punti. Quindi ripeto, quest'anno adesso avevamo subito pochi gol, ne avevamo subiti solo 4 finora con Ranieri, e purtroppo ne becchiamo 4 in un'unica serata. Il Cagliari in questo momento in forma e non ti perdona sicuramente. Peccato, ti rimane proprio l'amaro in bocca perché speravi di fare almeno un pareggio. Io speravo di portare addirittura i 3 punti, che all'inizio era impensabile, onestamente. Secondo me era impensabile, però per come si erano messe le cose, speravo nei 3 punti. Poi sul 3-3, ovvio, speravo in un pareggio, così non è stata. E quindi mi rimane proprio l'amaro in bocca. Non so cosa aggiungere. Grandissima partita quella di Ramirez, buona partita anche quella di Gabbiadini, anche una grande partita quella di Quagliarella. Quindi l'attacco oggi ha funzionato. Stavolta Ranieri non ha azzeccato i cambi. Purtroppo non ne avevano più né Gaston e né Gabbiadini, ma alla fine anche Quagliarella non aveva più. E niente, non so cos'altro aggiungere veramente, se non che mi dispiace veramente perché è stata una grande partita e purtroppo non usciamo con 0 punti. Rimane la prestazione, e sperando che queste prestazioni con altre squadre, magari con la prossima, tipo il Parma, riusciamo a portarci a casa questi 3 punti. Detto questo, non so, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questa partita. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao a tutti e Giampi.